Siamo alla HED di Ginevra, l'Accademia di Arte e Design, e si è appena concluso il workshop di 4 giorni organizzato da In Residence con gli architetti Marco Rainò e Barbara Brondi, dove studenti da tutto il mondo hanno partecipato a un workshop denominato Mystic Playground. E alcuni di questi studenti hanno potuto accedere a 5 borse di studio offerte da Berto. Sono rimasto davvero molto colpito dal risultato del lavoro di questi ragazzi, un risultato di grandissima qualità, secondo me dovuto anche dal fatto che culture da tantissimi paesi venivano condivise in questi giorni di workshop. Un percorso di collaborazione con l'università, lo facciamo davvero da tanto tempo in Italia, anche con gli istituti professionali, con le scuole professionali. E fa parte un po' della tradizione che ci arriva dai fondatori dell'Aberto. La vecchia generazione era molto motivata nell'incoraggiare i giovani a sfidare i giovani verso nuovi progetti. E quello che stiamo facendo è proprio questo, dare occasioni a nuovi talenti nell'incontrarsi anche in un mondo come quello della manifattura, come quello del design, che ha veramente bisogno di contaminazione, di ispirazione e di sfide con i nuovi talenti e le nuove generazioni.